240, 250, 260, 270, 280, 290 e 300, ecco i suoi 300 milioni. Dica. A me bastano 100, 100 milioni. Come il nome? Benigno. La casa. Ho comprato una casa. No, il nome non c'è qui. L'ha fatto l'assegno lei? No. Deve fare l'assegno. Lei mi deve compilare l'assegno, lo deve staccare dal libretto, io le do i 100 milioni. Ah, devo staccare un assegno, glielo do e lei mi dà i 100 milioni. Ma credevo ci fosse più complicato, pensavo ci fosse da fare discussioni. Ce l'ha addosso il libretto? No. Vada dal mio collega allora, si fa dare un libretto, mi stacca un assegno, me lo compila, io le do i soldi, no? Grazie. Prego. Desidera? Volevo, non so quanti, due o tre assegni attaccati per... Come attaccati? Attaccati, per staccarne uno per il collega che mi dà 100 milioni. Vuole un libretto d'assegni? Mi dia questi assegni attaccati senza domanda. Ah, vuole un libretto, da 10 o da 20? Da 100, 100 milioni. Ah, facciamo 10 da 10 allora? 2 da 50, uguale. Va bene, sì, sì. Com'è il suo numero? Il numero mio? Sì. Vabbè, 58 21 36 4. È una pensione. Come prima. Non risulta. Cioè, è occupato o proprio non risponde proprio? No, non esiste. Come non esiste? Cioè, siccome è una pensione, la padrona è una vecchia un po' sorda, può darsi nella confusione. Ma non è lei il proprietario? Magari fossi io, è una pensione anche bellissima, bella. No, scusi, lei deve ritirare la pensione di una vecchia, sorda? Impiegatissimo, no, non mi faccia perdere la staffa, lei mi deve dare due assegni attaccati, io devo ritirare 100 milioni per me, per la casa, mi faccia staccare questo assegno. Ma lei ce l'ha il conto o no qui? No, devo ritirare. Ma non ce l'ha? No. Allora vuole un prestito. Ma guarda, lei è lento. No, ma scusi, lei mi ha chiesto... Ma allora non deve venire allo sportello, deve andare dal direttore, no? Sveglia! Allora non sono io, devo andare dal direttore, ce l'accompagno. Ma aspetti lì a quella porta. Va bene. Ah, perché... Va bene. Andiamo insieme? Sì, adesso mi aspetti lì che la presento. Va bene. Mi raccomando, eh? Eh? Ci vediamo là. Un attimo che l'annuncio. Si accomodi. Grazie. Prego. DPR 21 gennaio 1976, numero 7. Norme relative alle emissioni obbligazionarie da parte degli enti... Sì, aspetta. Piacere. Dottor Dio t'aiuti. Sempre sia lodato. Si accomodi. Grazie. Per favore, mi mandi quell'estratto conto. Pallandri. Sì, grazie. Sì. Al più presto, eh? Grazie. Scusi, eh? Sì, d'accordo. Sì, buongiorno. Siamo a sua disposizione. Ci dica. Ci dica. Ci dica nel senso, lo dite, voi preferirei si rimanesse soli, direttore? Ah, siamo soli. Beh. Ci dica pure. Ci...
Cioè, ci dica, voi lo dite come usufrutto bancario vostro? Ma sì, cioè, naturalmente. Ah, okay. No, nel senso, è solo, ma dice, ci dica. Ah, lei diceva l'impiegato. No, no, è uscito prima, l'ha vista. Allora posso parlare? Certo. Volevo, noi... Ci dica. Ci... poi, fermi, attenzione. Scusi, Ma... ci dica pure. Noi, voi, vi dico, voi, noi siamo... ci dica pure. Essi sono, giusto? Voce del verbo. Sono venuto qua, signor... Dio t'aiuti. Dio t'aiuti. Per fare questa... no, per fare questo rilievo. Alla vostra banca, calmi, Io volevo... ero... signor direttore. Sì. Stiamo tranquilli, Non c'è niente. Io benissimo. A lei. Se ci si innervosisce subito, no, è finito. No, per carità, sia per rilassarsi, sì, per sì, bene. Sì, si calmi. Sì. Grazie, molto direttore. No, noi altri, che io sono venuto, volevo, ecco qual è il mio, volevo stabilirmi in questa città, Dina, di Capitale. Ora, la prima cosa esemplare per una persona che si vuole stabilire, parte... fisicamente andarci, se no, questa banalissima cosa che ho detto. Seconda cosa di primario ordine geografico è averci in questa città la casa femminile singolare, la casa. L'ho trovata, questa casa, proprio ieri, 40 metri quadri con 2-3 mezzi piccoli, ma 2 diventano 4, luminosissima, ci sto, firmato, 100 milioni. Bene. Questi 100 milioni, mi dice, vada in banca e vedrà che glieli presta. Io non sapevo questa usanza qua di questa città. Ecco, io ora l'ho detto, è un prestito questo che voglio da lei. Ma non che scusi, io... scusi, pazienza, ma ecco, scusi. Meno male, ma è spesa già qui il telefono. Pronto? Ti finisco l'articolo. L'ammontare dei contributi qui alle lettere C e D dovrà essere stato abilito dall'Assemblea Generale della Cassa Muta? C'è. Perfetto. Aliquota del 20%? C'è. D'accordo. Grazie. Scusi, signor. Dica, ci dica pure. Allora, se ho ben capito, lei vuole un prestito per comprare una casa. Esatto. Di 100 milioni. Esatto. Vede, però io purtroppo non la conosco personalmente, quindi... Io, dottore, nemmeno io la conosco personalmente, però mi fido. Stia, si rilassi. Sì, sì, capisco. No, vede, il problema, lei sa come funzionano le banche? Ha qualche idea? Certo, così. Beh, molto semplice, molto semplice. È tutto un problema di garanzie. Cioè, poi, prestito... Ma mi faccia terminare, perché non vorrei passare per questi profittatori che c'è oggi. Io questi 100 milioni non sono il tipo che lei mi dà 100 milioni per la casa, io li prendo e non mi rivedo. No! Direttore! Non sono quel tipo lì! E non gli permetto nemmeno di pensare! Vi firmo un foglio dove attestatamente metto. Io pagherò il traente della fattura via via di questa banca, che credito all'ordine della carta di credito, dell'interesse del 5% e via via via. Io prendo questi 100 milioni che vi ridò, sottolineato, vi ridò 100 milioni a voi, quando mi capita, mica subito, un giorno passo di qui, dico, oh, tenga questi 5 milioni, si va a 95, si va, a un certo punto poi si va a fare, si fida. Se ho capito, lei vuole un prestito per comprarsi la casa. Esatto. Di 100 milioni. Esatto. Per esempio, lei potrebbe avere questi denari investiti, no? Come? Questi 100 milioni lei potrebbe averli investiti da qualche parte. 100 milioni investiti? Sì. Io non so quanto possa... ma credo, forse mettendo insieme anche... la roba da piccino, calzoni corti, cappottacci, scarpe, 100 milioni, direttore, non ci arrivo a 100 milioni. Ma perché c'è gente che ha 100 milioni investiti? Per carità, miliardi. Beh, io scusi, se io avessi 2 miliardi, se lei avesse 2 miliardi, andrebbero subito investiti, no? Certamente, si fa un bel guardaroba, compriamoci questa sartoria. La svalutazione oggi, si immagina lei. Ma che c'è, dove andrebbero a finire i miliardi se non fossero investiti? Lasci 100 miliardi ignudi, Subito! E quindi lei questi 100 milioni investiti non ce l'ha. Ma forse lei non ha questi 100 milioni investiti, però c'ha dei titoli. Parli per bene. Sì, voglio dire dei bot. Direttore, moderi! Ah, gioca in borsa. Qualche volta da piccolino, ma...
Ora ho perso un po'. Sì, ma la borsa. Sì, ma poi è pericolosissima, la gente si fa male. Per carità. Male? Oggi giù, domani su. Io me lo. Simpatico. Lei veramente è un po' zuzzurellone. Capita, un giovanotto simpatico, mi piace lei. Per me, così. C'è un'aria. Senta un po', io. Lei si deve rendere conto anche di quanto costa un prestito oggi in banca. Lei lo sa quanto costa? Almeno il 25% all'anno di interessi. Ciò significa che fra un anno lei ha 125 milioni. Fra due anni ne avrà almeno 150, fra quattro anni lei ha 200 milioni. Ma io no, tra quattro anni magari non ho bisogno di 200 milioni. Direttore, non si deve allargare così. Io ho bisogno solo di 100 milioni. Mi dia questi 100 milioni ora, facciamo la finita, poi ci vestiamo, andiamo, giochiamo insieme, ma lasci perdere questa cosa, giusto? Anche volendola favorire e volendole prestare questi 100 milioni, lei deve rendersi conto che con questi 100 milioni, se lei non li restituisce nei termini stabiliti, lei va incontro alla mora, sa? E che mora? Meglio, come meglio? Guardi, è pesantissima questa mora. Di gusti siamo uguali, anche a me mi piace roba soda, come dire. Bravo. Lasciamo stare le donne, direttore, non voglio andare a trovare cose che non sono di noi. Io ripeto che sono una persona che se viene da lei a chiedere soldi glieli chiede per una cosa di primario necessità, la casa. Lasci perdere le mora, una cosa. A un certo punto lei magari si scorda con questi 100 milioni. Io passo di qui, dico, dottor Dio d'aiuti, chi è? Sono io. Si ricorda quei 100 milioni? Dice, no, come no, me li dette. Tenga questi due, si va a 98, 97, non è pari. Poi si prende un caffè, giusto? Forse c'è un equivoco, giovanotto. Lei è venuto qui, non ha soldi investiti, non ha titoli, non ha bot, non ha niente e vuole 100 milioni. E pretende che noi glieli diamo? Direttore! Ma lei non mi vuole dare 100 milioni! Ma lei va a contrario al suo nome, dottor Dio d'aiuto! Lei si contraddice! Allora io, allora, no, non ho niente! Certo che non ho niente, vengo a chiedere 100 milioni! Perché se avessi un miliardo me li darebbe 100 milioni? Certo! Certo! Ah sì, Certo! Ma se avessi un miliardo, glieli darei io a lei 100 milioni! 200! Tenga, 300 milioni! Qui! Tenga! Non li voglio neanche, me ne resta 700! Grazie tante! Non li voglio! Li mette in tasca! Non li voglio! Li mette in tasca! Se c'ho un miliardo mi dà 100 milioni! Allora, se io ho bisogno di una melanzana! Devo andare dall'ortolano, devo avere un miliardo di melanzane a casa? Non me l'ha mai detto l'ortolano! Ce l'ha lei un miliardo di melanzane! Mai! Né di pesche, bene, di quello che ho bisogno. Da quando ti aiuti? Lei non mi presta 100... Lei va contro il suo nome! Lei si contraddice! Direttore! Ma dove siamo arrivati? Che è questo quadro? Roma... Quello bello. Ma come si fa? A fare un ragionamento del genere! A me mi sembra di sognare, sa? Con tutti i soldi che avete, i soldi che abbiamo, ma lei... Lei parla delle nostre entrate. Sì. E le uscite? Le uscite che c'è una banca. Le uscite sono le... secondo da che parte si va. Credi di fregare a me. Questa qui cos'è? Un'entrata o un'uscita? Secondo dove... Direttore! Ma ci mettiamo a fare quiz! La capitale della Francia! Parliamo seriamente! No, parliamo seriamente, giovanotto. Voglio farle un esempio, guardi, banalissimo. Una penna a biro. Sa quanti dipendenti c'ha questa banca? 15.000. 15.000. Quanti? 15.000. Vogliamo dargli due penne birre al giorno? Diamo. Ecco, quanto fa? 200 lire al giorno, 3 milioni al giorno, 90 milioni al mese, 900 milioni all'anno, un miliardo all'anno che esce solo con la penna birre. E lei fa uscire una penna birre sola con un miliardo in tasca? E a me mi lascia, mi nega 100 milioni per la casa. Direttore! Ma a che punto siamo arrivati? Allora io conterei meno di una penna viro. Per lei io sarei un compasso. Lei non è un direttore. Lei dovrebbe aprire una cartoleria. Al posto del quale c'è un calamaio.
Direttore! Fermo lì! Dottor Diaz, aiuti! Allora per avere 100 milioni cosa bisogna fare? Bisogna rubare! Allora fanno bene quelli che sequestrano! Eh? Bisogna rubare! Bisogna ammazzare! Fornicare! Desiderare la donna d'altri! Direttore! Onori il padre e la madre! Allora, sa cosa bisogna fare veramente? Io sono contrario, direttore! Ma contro i sequestratori, i terroristi che vanno a rubare, che invece potrebbero venire in banca e farsi prestare 100 milioni. Ma se in banca trovano tipi come lei, allora quanti figli c'ha? 3, benissimo, sequestrati, anzi li metto qua, sicuro, sequestrati. Li rivuole? Bene, 100 milioni almeno, 25 milioni, non ci crede? L'ho sequestrati, tac, fotografia col giornale, foglio nel cestino, da sera 100 milioni sotto la quercia, se no fermo, i figli non li rivede, eh? Fermo lì! Allora lo sa cosa bisognerebbe fare? Così! Me li dà o non me li dà 100 milioni? Sì! Troppo tardi, Jennifer! Troppo tardi! Gioiellino, 40 metri quadri, con un tramezzo vengono 4 passi.